Dopo 8 anni a trazione democratica, gli Stati Uniti virano a destra e il mondo cerca di capire che ripercussioni ci saranno a livello globale. A cominciare dal confinante Messico, con cui ci potrebbero essere forti contrasti sui temi dell'immigrazione, promessa di un muro lungo il confine a spese degli stessi messicani e minaccia di deportazioni di massa degli immigrati irregolari, e del commercio con la revisione dell'accordo di libero scambio. L'altro paese che è stato presente in modo costante nella campagna elettorale americana è la Russia. Trump ha un debole per Putin e un ridimensionamento delle sanzioni verso Mosca potrebbe essere all'orizzonte, così come un atteggiamento più amichevole sulla Siria e la sorte di Assad. Tensione in Ucraina, che potrebbe essere vittima di una Russia più libera e aggressiva, anche per via di un'America meno interessata alla sicurezza europea. Inoltre, Trump ha sostenuto che gli Stati Uniti potrebbero non rispettare l'impegno alla difesa reciproca su cui si basa il deterrente della NATO, gettando scompiglio in Europa orientale. Altre grosse novità potrebbero avere luogo in Medio Oriente, a partire dall'Iran. Il leader repubblicano, infatti, nei mesi scorsi ha dichiarato che rinegozierà il trattato multilaterale sul nucleare con Teheran. Soddisfazione a Gerusalemme per il fatto che Trump ha promesso di spostare lì l'ambasciata americana da Tel Aviv, riconoscendo alla città santa il ruolo di capitale indivisa di Israele. Cauta attesa in Cina. A Pechino sanno che Trump non creerà problemi per il mancato rispetto dei diritti umani o degli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti, ma temono che il tycoon newyorkese riveda i trattati di libero commercio di cui l'economia cinese è la principale beneficiaria.